Bentornati a Buongiorno Unasca. Oggi siamo con Emilio Patella, segretario nazionale di Unasca settore autoscuole, e a differenza di come facciamo di solito, che lanciamo i servizi prima, oggi lo commentiamo prima e lo vediamo dopo, perché il servizio in realtà è il suo intervento al Senato quando c'è stata l'audizione. Audizione in cui avete parlato, in cui lei ha specificato alcuni punti per il codice della strada. In particolare, quello che mi ha colpito è il discorso che poi lo sentiremo sulle patenti moto e sull'aggiornamento dei conducenti. Patenti moto che, diciamo, hanno un difetto in partenza, se non capisco male. Sì, il tema conduttore di tutta l'audizione è stato quello della formazione, in particolare inserire e specificare la formazione all'interno del codice della strada. Quando parliamo di formazione non parliamo solo del conseguimento della patente, parliamo dell'educazione stradale, del momento del conseguimento della patente e poi del tema dell'aggiornamento post patente. Anche sollecitato dai senatori presenti nell'8a commissione, ho dovuto intervenire sul tema delle patenti moto o comunque della guida delle moto e dei ciclomotori anche, quindi anche per i più giovani, perché mi è stato chiesto se attualmente la formazione relativa al mondo delle due ruote, chiamiamolo in questo modo, e gli esami del mondo delle ruote sono di un livello Adeguato. diciamo adeguato e soprattutto se lo saranno dopo l'introduzione delle modifiche nel codice sull'omicidio stradale, sulla revoca della patente fino a 30 anni e sulla responsabilizzazione dei minorenni. E la risposta è? Perché? La risposta è assolutamente no. Già oggi c'è un grave difetto di partenza, sono una serie di difetti di partenza. Se noi prendiamo la direttiva così come oggi, che prevede un certo tipo di esami, possiamo dire che l'esame è abbastanza adeguato. Il problema è che non viene fatto in quel modo. E non viene fatto in quel modo per tutta una serie di motivi. Primo, credo che sia di carattere culturale tipicamente italiano. La patente moto è sempre stata considerata, fino ai tempi passati, una sorta di sottopatente. Fino a non tanti anni fa Beh, tanto è veniva vero che chiamato patentino. chi ha, diciamo, l'età di mio Esatto. padre, Anche la mia, con la B fa tutto. fino a un certo periodo con la patente di categoria B si poteva guidare qualsiasi tipo di moto. Successivamente la normativa è cambiata per effetto dell'introduzione della patente comunitaria, ma per tutto un periodo di tempo noi abbiamo avuto solo l'esame teorico per guidare la moto. Poi ci siamo adeguati anche all'esame di guida, ma non dimentichiamoci che c'è sempre la norma italiana che dice che con la patente B si possono guidare moto fino a 125 centimetri cubici, quindi senza nessuna preparazione specifica. E poi ricordiamo anche che oggi, come poi sentiremo anche nel suo intervento, i soggetti deboli sono motociclisti, insomma, sono un sacco di Sì, una parte di motociclisti. quei soggetti a rischio, più che soggetti deboli, sono motociclisti, proprio perché sono più a rischio nella circolazione, sono meno protetti. E forse un po' meno Spesso sono preparati. anche meno preparati e con meno percezione del rischio, quindi con comportamenti che diventano altamente pericolosi, parte per colpa loro, parte per colpa degli altri utenti. Tornando al discorso di partenza, l'esame in realtà è un esame pro forma o quasi, anche perché, spiace dirlo, ma gli esaminatori italiani non hanno una specifica competenza sulle moto. Un altro argomento che lei, che sentiremo, ha affrontato è quello dell'aggiornamento. Sintetizzo, io ho una patente da 20 anni, la posso avere anche da 50, da 60, dal Pleistocene Mesozoico, ma non succede niente. Una volta che ho conseguito la patente, a Certo, meno che, diciamo, non incappi in qualche ritiro, non c'è nessun aggiornamento. Mentre. mentre sarebbe il caso di farlo, facevo notare ai senatori presenti in audizione che solo negli ultimi anni il codice ha avuto diverse modifiche. Vuoi modifiche approvate dalla norma italiana, vuoi apportate dalle normative comunitarie.
sono cambiate le strade, sono cambiati i veicoli, quello che non è cambiato è il conducente. Cioè noi abbiamo persone che hanno fatto la patente 20, 30 anni fa e anche di più, con regole che allora erano diverse da quelle attuali, con strade diverse da quelle attuali, con veicoli completamente diversi. È vero che la pratica a volte compensa, però molto però spesso bisogna compensa aggiornarsi. In modo approssimativo, compensa in modo sbagliato, cioè ciascuno si inventa delle soluzioni. Ci sono anche esempi semplicissimi, tanto per capirci. La rotatoria è uno di quei sistemi introdotti in Italia e da altri paesi, non prevede nessuna norma specifica, quindi ciascuno la interpreta un po' così, persino agli esami non c'è una direttiva del Ministero di come deve essere interpretata la rotatoria, quindi abbiamo... Ci vuole la freccia o non ci vuole la freccia per la rotatoria? Ma quello ci vuole, ma è l'ultimo dei problemi. Il problema è dove ti devi mettere. In estrema sintesi, codice della strada, secondo lei che prospettive ci sono? Codice della strada deve diventare un codice della semplice, solo con le norme di circolazione o poche altre cose, principi generali. Va tolto, come stanno facendo, tutto ciò che riguarda le cose tecniche, quindi i veicoli e anche le patenti, perché le patenti ormai sono decise dalle direttive comunitarie, non dal codice della strada. Ecco perché noi abbiamo insistito sul fatto che però alcuni principi del codice devono essere. Le autoscuole. Le autoscuole e la formazione. E l'educazione stradale. Perché se queste vengono tolte, passandole per competenze tecniche, noi rischiamo che il ministro di turno o la contingenza economica piuttosto che sociale possa dare priorità ad altre cose, quindi in estrema sintesi qualcosa che è già semplice. Sulle autoscuole in particolare io ho fatto un'esplicita richiesta di mantenere le autoscuole all'interno del codice della strada, proprio perché le autoscuole sono un tassello della formazione. Se le togliamo dal codice della strada, rischiamo di farle diventare un'attività commerciale, imprenditoriale come tutte le altre. Quindi soggetta alle regole del mercato, alla concorrenza. E non è così perché deve rimanere una scuola. Non è così perché invece devono avere un ruolo sociale, un ruolo di scuola. Allora, se è d'accordo, lanciamo il servizio che in realtà è l'intervento integrale di Emilio Patella, che ringrazio per essere venuto qui e averci spiegato. Ricordo anche che tutta l'audizione, quindi compreso l'intervento di Ottorino Pignoloni e poi le successive domande che sono state poste ai segretari nazionali, è visibile direttamente dal sito www.iltergicristallo.it. Io ringrazio ancora Emilio Patella e ringrazio voi per averci seguito e vi rimando alla prossima puntata. Arrivederci. Buongiorno, grazie per questa occasione. Non parlerò delle autoscuole se non marginalmente, nel senso che a mio avviso abbiamo già avuto modo di esprimere questa opinione in diversi convegni, tra cui ha partecipato anche qualche senatore di questa commissione. A nostro avviso la legge delega, così come è passata dalla Camera qui al Senato, è un'ottima legge delega e ulteriormente impreziosita dal lavoro fatto dal Senato sulla legge dell'omicidio stradale e della revoca della patente fino a 30 anni. Questo perché da sempre pensiamo che la sicurezza stradale abbia diversi stadi di intervento, primo dei quali crediamo sia la formazione, poi il controllo e la verifica dei requisiti psicofisici, tecnici, esami di guida e anche ovviamente quelli dei veicoli, le revisioni, eccetera. Poi il controllo sulla strada per vedere che queste cose vengano rispettate e infine la sanzione, nel caso di reato la pena e soprattutto la certezza. Quindi quella legge approvata al Senato va sicuramente in parte a colmare e a riempire questo schema. E il mio intervento, molto breve però, sarà basato sulla formazione. Ho già avuto modo di dire più volte anche all'ex ministro dei trasporti
E quest'ultimo testo di legge però non cita mai la parola formazione. Tutta la legge delega non esiste questa parola. Mi avviso una grave carenza, ed è una grave carenza soprattutto perché, proprio per lo spirito positivo di questa legge delega, che è quello di stralciare dal codice della strada tutti quei provvedimenti che rientrano nelle direttive comunitarie, noi rischiamo che le patenti, gli esami e tutto quello che riguarda la verifica esca dal codice della strada, giustamente, ma se poi non c'è un richiamo nel codice alla formazione, creiamo un buco, perché le direttive non parlano di formazione, parlano di esame, parlano di verifica. Tra l'altro, il discorso va proprio in continuità con le modifiche del codice della strada che nel corso degli anni sono avvenute. Nel 2002, nuovo codice della strada, l'articolo 230 ha imposto per la prima volta l'educazione stradale nelle scuole. Nel 2002, ulteriore modifiche del codice, è stata introdotta la patente a punti con i corsi e il recupero punti e il patentino del ciclomotore. Fino a quel momento il ciclomotore si guidava senza nessun titolo abilitativo. Nel 2012, ulteriore passaggio, sono state introdotte le guide obbligatorie per chi deve conseguire la patente di categoria B. A nostro avviso, quindi, bisogna continuare su questa strada. Innanzitutto estendendo le guide obbligatorie anche ad altre categorie di patenti, in particolare quelle di ciclomotori e motocicli. Oggi l'incidentalità stradale è critica, l'abbiamo lì, però dalla parte lì non c'è nessun tipo di formazione obbligatoria e anche l'esame, lasciatemelo dire, è piuttosto velleitario, usiamo questo termine. Quindi bisognerà intervenire sicuramente. Inoltre, individuiamo telegraficamente tre momenti formativi importanti. Tutta la legge delega parla di utenza vulnerabile e di mobilità ciclabile. Beh, credo che però gli utenti che vengono favoriti debbano essere formati. E qui ritorniamo al discorso educazione stradale nella scuola. Poi, altro passaggio importante della legge delega, si estende anche ai minorenni la sanzione accessoria, sospensione, revoca della patente e presumo anche i reati introdotti dalla nuova normativa, quindi credo che sia un passo necessario prevedere per i minorenni una formazione obbligatoria se accedono a un titolo abilitativo per condurre veicoli. Il terzo passaggio che vorrei porre l'attenzione alla Commissione, credo che sia completamente innovativo, finora nessuno ci ha mai, non dico pensato, ma non ho mai messo le mani, credo sia ora di pensare che occorra aggiornare i conducenti che la patente ce l'hanno da molti, troppi anni, perché nel frattempo abbiamo visto il codice è stato modificato almeno 3 volte, i veicoli hanno dispositivi tecnologici sempre nuovi, le strade sono diverse, ma ahimè, quei conducenti sono sempre quelli con la patente che hanno conseguito qualche decennio or sono. Concludo dicendo che in tutto questo discorso credo sia importante che la norma relativa alle autoscuole, proprio perché sono un tassello della formazione, debba rimanere nel codice della strada come principio di chi sono, cosa fanno e a quali controlli devono essere soggette. Grazie.